Buonasera soprattutto alle amiche di My Own Workout e anche in parte agli amici. Eccomi ragazze e ragazzi, un saluto a tutti. Buona serata. Sono super super contento e felice di presentarvi questa live 20. Ragazze, tenetevi forte perché questa live, con la live 20, vi do tutti gli strumenti partendo dalla live 13 per completare il vostro percorso di 30 giorni con due live a settimana. Quindi la numerazione diventa giusta e completa con la live di oggi per arrivare come obiettivo, l'obiettivo che vi ho suggerito. Quello di puntare a fare jogging, arrivare a completare 40 minuti di jogging con arrivando da un periodo di un mese di live, due live al giorno. Cosa faremo oggi? Allora, oggi introdurrò una novità per quanto riguarda l'interpretazione dei riscaldamenti e dei defaticamenti che per la prima volta saranno in combinato. Tutta questo blocco, questa rotazione di oggi avrà forme combinate. Un impaninamento aerobico che tiene in mezzo un fartlek strutturato che probabilmente chi avrà visto l'anteprima stamattina si sarà un po' spaventato, avrà fatto anche il segno della croce. Non è una sessione facilissima perché oscilliamo nell'alta intensità. Per le ragazze già con parecchio fondo non c'è problema, avranno grande facilità, o spero, perché adesso siamo forti muscolarmente e pronti a portare avanti la sessione. Per le altre lasciate condurre me. E seguitemi soprattutto nelle fasi di recupero. Questa è una sessione, siccome alcune di voi hanno in questo periodo problematiche di tempo, perché stiamo rientrando in ufficio, al lavoro, quindi o si fanno gli allenamenti alla sera tardi, un po' tardo pomeriggio, o in pausa pranzo. Questa è una sessione perfetta, perché il fulcro centrale è di appena 20 minuti molto molto intensi. Potete tagliare corto la fase di riscaldamento e di defaticamento portandola a 5 minuti, sia in entrata che in uscita, cercando di ottimizzare e massimizzare i movimenti. Il miglior riscaldamento che si può fare, come sempre, per voi ragazze ricostruite, corsa calciata dietro, alternando un po' di jumping jack. Adesso andiamo a vedere, vi faccio vedere, intanto che vi collegate, e saluto tutte le amiche che man mano si collegheranno e gli amici. Oggi andiamo a fare 10 minuti di riscaldamento divisi in blocchi da 2 minuti alternati. Faremo jogging. Vi porterò con il jogging tranquillo, cioè il modo in cui desidero voi corriate i vostri 40 minuti di jogging alla fine del mese della sfida del mese, appunto. Alterneremo quindi il jogging al salto con la corda base, cioè quello che deve fare una persona che inizia a saltare la corda. Piedi paralleli uniti, salto basso, allineamento posturale, rotazione calma e rilassata. Gomiti vicino al busto e si salta in modo rilassato, massimo rilassamento del viso, inspirando dal naso. Alterneremo 2 minuti e due jogging, 2 minuti salto con la corda. Poi 20 minuti di fartlek strutturato. Due frazioni da 90 minuti con uguale recupero, 4 da 90 minuti, ho detto, scusate, c'era veramente da farsi la croce. Due frazioni da 90 secondi con uguale recupero, 4 per 60 secondi con uguale recupero, 4 per 30 secondi, 4 per 15 secondi. Cambieremo forme
per ogni blocco. I 90 saranno esercizio surfer, che vi ho fatto vedere ieri in anteprima. Questo è l'esercizio che faremo, alternato a una fase di skip facile, rilassato, di recupero attivo, smaltimento della fatica e dell'acido lattico. Nei 4x60 andremo per due volte con gli X-Jump, ve li ricordate? Questo è un esercizio, una forma molto molto impegnativa, che porta le pulsazioni alle stelle, massimo controllo, massimo rilassamento, non c'è nessuno che vi corre dietro. Quando arriviamo al massimale, come dico sempre, ci si ferma un attimo, ci si scrolla, si recupera un attimino e si riprende. Due volte X jump con uguale recupero da 60 secondi. Speed skater per due volte. Lo speed skater è questo esercizio. 2x60 con uguale recupero. Lo skip è sempre la nostra fase di recupero attivo. Terzo blocco, 4 volte 30 secondi con uguale recupero. Primi due saranno i low jacks, vi ricordate da venerdì scorso, low jacks, come sembra una marcatura del basket, low jacks, recupero, skip, poi andiamo con due volte chair steps in rapidità, per quanto le gambe ce lo concedano, ce lo concederanno arrivate a quel punto. Recupero di skip a ginocchia alte. L'ultimo blocco, 4, per cui ne sto approfittando perché sto facendo anche così un ulteriore riscaldamento. Importante arrivare molto molto caldi a questo tipo di sessione, quindi massima cura al riscaldamento. 4 per 15 secondi, due volte mountain climbers, me lo faccio rivedere, mountain climbers. Torneremo su skip come recupero, due volte donkey kicks, che sono quelli che vi ho fatto vedere nell'anteprima di ieri, partenza, appoggio saldo con le mani a terra, andiamo a calciarci le nostre belle chiappe sode. Questo è il blocco del fartlek strutturato. Usciremo ancora e poi cominciamo, vengo un attimo a salutare a vedere chi c'è, con forme di tenuta isometrica sull'addome. Allora, un inciso importante che voglio fare, ragazze e amici. Quando fate qualsiasi posizione di plank, evitate questo atteggiamento. Il plank, nel plank, non si devono portare le chiappe verso l'alto incurvando la zona lombosacrale, la schiena deve essere dritta e bisogna strizzare l'addome il più possibile, strizzare, non così. Così va bene quando si guardano, si va in giro su Instagram che si guardano le modelle che vogliono far vedere il sedere. Noi il plank lo dobbiamo farlo bene, strizziamo l'addome quando siamo in fase di plank. Gli ultimi 4 esercizi isometrici saranno appunto il plank, poi cominciamo veramente. Io farò un plank adattato per fare tensione isometrica, tenuta isometrica, ma anche tenuta isometrica sui bicipiti. Quindi io farò questo, ma lo farò io. Voi o fate questo, se rimane nella posizione di tenuta, in questo modo. Siamo in isometria con i bicipiti e con l'addome. Questo perché? Perché nel corpo libero il reverse push-up nella fase concentrica prende molto molto bene il bicipite, come vi avevo detto, non c'è bisogno di sbarre, non c'è bisogno di niente, quindi ottimizziamo. Poi saranno plank laterale da un lato e dall'altro, questa forma sempre di tenuta isometrica per l'addome, staremo qui così per 30 secondi. E infine, posizione Superman per andare in isometria sulla zona lombare. Finiremo con questo giro da 30 secondi.
Il defaticamento è un defaticamento ancora di 10 minuti, dove chi vorrà tagliare il tempo farà: ragazze, state costruendo fiato, 5 minuti alternando corsa calciata dietro al jumping jack. Per tutti gli altri alternerò di nuovo 2 minuti di jogging, a 2 minuti si cambia stazione di Nordic Skiing, che è un esercizio di simulazione della tecnica alternata di sci di fondo, dove andiamo a prendere ulteriormente braccia, tricipiti, spalle, dorsali e bicipiti. Facoltativo, potete farlo anche di nuovo alternando jogging e salto con la corda. Sono le 18:20. Molto bene. Ciao Tizi, ciao Concetta. Ciao a tutti. Ragazzi, partiamo. Riscaldamento alternando salto con la corda e jogging in blocchi da 2 minuti. Primi 2 minuti jogging. Andiamo con un jogging facile. Come sempre, chi ha spazio in casa faccia questa corsetta nel perimetro del salotto. Chi è fuori in un cortile con un computer, con un portatile, l'idea è questa: usate i metri a disposizione al meglio. Cerchiamo soltanto il rilassamento. Nel jogging curiamo l'appoggio dei piedi, l'oscillazione delle braccia, l'allineamento del gomito con l'avambraccio. Cercate di proiettare in avanti il peso del corpo. Fatela diventare questa la vostra corsa di base come riscaldamento quando dovete recuperare, defaticare. È un lavoro molto molto importante a cui io do molto molto rispetto, molta enfasi. Non sono chilometri o minuti spazzatura, ma sono, come certe riviste o qualcuno definisce, sono minuti di costruzione aerobica molto molto importante. Tra l'altro questi sono i ritmi con cui, quando ci troviamo con dei compagni di allenamento, possiamo veramente stare sulle gambe anche delle ore, chiacchierare, conversare e sciallare. Il tempo passa e non ce ne accorgiamo. Allora, potete fare la sessione esattamente come ve la propongo integralmente oggi, anche per quanto riguarda il riscaldamento e il defaticamento. 4 minuti. Allora mi rivolgo a Daniela che ci vuole provare con il salto con la corda. Devi stare qui, Dani, qui, così, non più di questo, qui, gomiti lungo il busto, vicino al costato, rilassamento, spalle rilassate, viso rilassato, guardiamo avanti un punto sulla parete, devi stare qui. Ogni tanto, se le gambe bruciano, prova a fare qualche piccola variazione in questo senso. Si possono fare anche i jumping jacks saltando la corda, come state vedendo. Non complichiamoci la vita. Basso il salto, basso. Quanto basta per far passare la corda. La corda, con il salto con la corda, lavoriamo sull'agilità dello stacco del piede a terra. Non lavoriamo sul salto in alto, quindi ricordatevela questa cosa. Quindi Dani, qui, se riuscissi a fare 5 minuti stando qui, sarebbe un gran successo, quindi mi raccomando. Io devo mettere varianti, perché dopo un po' stare sul salto base mi inchioda
i quadricipiti, quindi devo mettere le varietà. La chiave per saltare bene la corda è il rilassamento profondo. Questa è una dote che, se curate bene, ve la porterete in tutte le altre attività di resistenza. 6 minuti. Ed è anche un modo alternare minuti di jogging a minuti con salto con la corda per potenziare il jogging. Fare minuti di corda è un gran lavoro di messa del fieno in cascina, perché è veramente un jogging potenziato, perché o a ritmi blandi stiamo lavorando non solo con i distretti inferiori ma anche con gli arti superiori. C'è sempre un lavoro di stabilità della postura da parte dell'addome. Se siete in una zona che correte in un perimetro, come vi dicevo anche la scorsa volta, cambiamo senso per non mettere l'articolazione del ginocchio, soprattutto delle caviglie quando facciamo le curve strette, sotto grande stress. Mi raccomando, ragazzi, in jogging, ginocchia giù, controllate una caduta in avanti del peso e pensate semplicemente ad alzare su e giù i talloni. Pensate al massimo rilassamento. La corsa deve venire da sé. In pratica è come se stessi facendo la corsa calciata dietro sul posto in movimento, né più né meno. Sto soltanto mettendo un'inclinazione in avanti controllata del baricentro. 8 minuti, corda. Per la line 20 non è necessario ripeterla a più round perché è già completa di per sé. Direi che per un venerdì sera, pomeriggio tardi, sia più che sufficiente, lo vedrete, lo sentirete più che altro. La corda, stranamente poco presente in molti campi di atletica, si preferiscono fare tante manovre molto più complicate, ma racchiude tutti i preatletici che si possono utilizzare per migliorare la tecnica di corsa. A differenza invece delle palestre di pugilato o in tutti i dojo di arti marziali, dove è eternamente presente e utilizzata. Ci avviamo ai 10 minuti, ottimo riscaldamento. Questa è una parte vitale per la buona riuscita della fase anaerobica intervallata che viene successivamente. Imprescindibile questa fase. Capacità aerobica è una dote imprescindibile. 10 minuti. State capendo, soprattutto mi rivolgo alle ragazze che provengono dalle sale pesi, e nel periodo precedente l'emergenza Covid, capite dove vi sto facendo lavorare, su dove sto facendo leva? Sul condizionamento aerobico dolce. Oggi la patirete un po' questa sessione, comunque, perché non è propriamente nelle vostre corde, ma sono lavori che servono. Cercherò di farvi stare il più possibile in aerobico,
come sempre, massimo controllo dell'esecuzione, rilassamento totale. Maggiore è il rilassamento, maggiori sono le dosi di ossigeno che arrivano ai muscoli impegnati. Questa è una sessione progressiva. Man mano che andiamo avanti, gli intervalli diventano più corti e più intensi. Forza, dai, ancora 40 secondi di questo jogging facile e poi via. Spero di riuscirla a portare, anzi spero, appena avrò il campo a disposizione. Questo allenamento qua è spaziale da fare in pista. 13 secondi, siamo quasi, le ragazze corsa calciata sul posto, jumping jacks. Molto bene. Molto molto bene, siamo pronti. Tiriamo una bella golata d'acqua. Approfittatene. Allora, primo setting del primo blocco. 1 minuto e 30 per 2. Uno sprint, un recupero, skip a ginocchia alte. Dai che ci divertiamo, ragazze. Speriamo che il timer non mi faccia scherzi, lo spero soprattutto per voi. Molto bene. 2 per 90. Da adesso, surfer. Immaginiamo di essere una bella tavola da surf. L'esercizio ha un nome simpatico, è un jump squat, né più né meno, con rotazione. Gestiamo bene, addome contratto. Piano ragazze, calme. Forza. Questa è qualità, ragazzi. Quanto? 15 secondi, dai, recupero, recupero subito, piano, piano ragazze, va bene così, a questo ritmo. Fluttuazione. Smorziamo appena. È un bel recupero della stessa durata dello sprint. Facile galleggiamento aerobico. Calme, lavoratevi bene questa fase, non andate in affanno. Anaerobico, aerobico, anaerobico, aerobico. Tamponamento aerobico. Sedici secondi. E poi siamo pronte per il secondo, intervallo.
forza. Entrare subito. Gestitelo bene. Non c'è nessuno che ci corre dietro. Surfing USA. Questi squat ci forniscono bene le chiappe. Forza. Ancora 40 secondi. Dai. Dai che brucia bene. Forza. Gestire la fatica. Tenete, piano. Dai tizi. Subito. Fluttuazione. Con calma ragazze. Piano. Piano. Schippa ginocchia alte così. Lavoriamo bene al recupero. Il recupero è la chiave. Forza. Facciamo scendere le pulsazioni. Un pochettino. Non troppo, ma un pochettino. Forza. Oggi è tosta, ragazzi, ma ce la potete fare. Calme, calme, tranquille. Se faticate in questa parte, va bene anche la marcia sul posto a ginocchia alte. Manteniamoci sempre in movimento. Quello è il segreto, il trucco, la chiave, e chi? 20 secondi e poi andiamo ai 4x60. Due volte X jump, due volte speed skater. Forza. Ok. Approfittatene un attimo che cambio velocemente gli intervalli. Levo via 30 secondi. Recuperate. Scrollate bene le gambe, forza. Oggi si suda come se non ci fosse un domani. Pronte ragazze? Ve lo ricordate? X jump. Prendetevi tutto il tempo che avete bisogno. Non è importante andare a velocità supersonica. Le pulsazioni si alzano ineluttabilmente. E le cosce bruciano. Dai. Dai che torniamo ai nostri intervalli a cui siamo più abituati. Il minuto. Brave, dai. Quattordici secondi, forza. Bene, dai. Giù bene. Brave. Skip. Controllo, ragazze, controllo. Transizione rapida ma in massimo controllo. Fluttuazione. Occhio alla respirazione. Tranquille, massimo rilassamento adesso.
Brave, forza. Easy, easy. Easy. Così, andate benissimo. Dieci secondi. E poi il secondo X jump. 2, 1. Opla, occhio all'equilibrio. Antonio, se mi guarderai, l'hai fatto molto spesso in corsa questo allenamento. Ti garantisco che fatto in calisthenic è molto molto più impegnativo. Bene dal naso. Brave ragazze, so che ce la fate. Al vostro ritmo, dai. 10 secondi. Sentite come vanno su le pulsazioni, bravissime. Skip. I primi due blocchi sono andati. Continuano i blocchi da 60 secondi. La prossima rotazione sono gli speed skater. Fluttuazione, mi raccomando, piano. In controllo. Interpretate bene questa fase. È da questa fase che riusciamo a fare bene l'intervallo. Forza. Sedici secondi. Poi due volte un minuto di speed skater come guard recupero. Via. Forza ragazzi, come se fosse un flusso unico. Toccate bene a terra. La mano tocca davanti al piede, forza. È una questione di trovare il proprio ritmo e gestire la fatica muscolare. Qualità. Potenza lattacida. È normale che le cosce brucino. Andate avanti, forza. 6 secondi. Bravo, giù bene. Skip. Skip. Recupero. Calmi, tranquilli qua, tranquilli. Galleggiamento. Il prossimo sarà l'ultimo blocco da 60 secondi. Ultimo speed skater, poi entriamo nei 4 per 30 secondi. Brave, così, piano. Sto inondando la stanza di sudore. Speed skater. Estendete, sentite i glutei, le cosce come lavorano, le cosce, l'interno coscia a 360 gradi. Ragazze, se arrivate alla fine di questo, avete fiato da vela. Dai, dai bene,
Mano giù. Forza, forza, forza. Forza. Giù bene. Come se pattinassimo. Dai. 8 secondi. Respirate bene. Tenete duro, tenete duro. Resistiamo alla fatica. Dai. Dai. Skip. Subito, subito, subito. Non recupero passivo. Attivo. Dai. Fluttuazione, galleggiamento, se preferite souplesse, brave, bravissime, piano, pianino ragazzi, piano, 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 non vi corre dietro nessuno, marcia sul posto, tizi, marcia sul posto, ginocchia alte se stai faticando, forza. Nove secondi, poi entriamo nel terzo blocco, 4 per 30 di questo simpaticissimo Mona Fartlek. Bene, scrollate un attimo, riprendete, bevete, approfittatene che vado con il setting del timer. Portiamo a 30 secondi, non ci sta tradendo il timer oggi, meno male. Forza. Pronte ragazze? Low jack. Come se stesse facendo una partita di pallacanestro. Movimento di marcatura. Occhio a non scivolare sul vostro stesso sudore, come sta accadendo a me. Vai. Forza, 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 forza. Sguardo avanti, addome super contratto. Skip. Transizione rapida. Piano. Piano, ragazzi, piano. Trovate il ritmo giusto, andate calme in questa fase. 3 secondi, secondo low jack. Dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, veloce. Dai, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori. Transizione subito. Galleggiamento, floating. Smaltimento attivo dell'acido lattico. I prossimi due blocchi sono gli chair step, mi raccomando ragazze, rapido, sulle punte, rapide, rapide, come se aveste una sedia dietro, rapide, tenuta isometrica sulla coscia, dai 10 secondi, forza, forza, forza. Forza, forza, destro avanti, sinistro avanti, destro avanti, sinistro avanti. Ok, skip subito, 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 subito. Forza, forza, non lasciatevi piegare dalla fatica. La fatica si gestisce con la testa. In modo intelligente, in queste fasi, float, sprint e galleggiamento, 2 secondi,
Forza! Destro avanti, sinistro avanti, destro avanti. Giù bene, tenere la cosciata il più possibile. Sentite come il nostro motore aerobico smaltisce la fatica bene. Sei forte, forza. Questa è la chiave per fare bene l'HIIT. Metto alla prova chiunque non abbia fiato di provare a fare una sessione come questa senza capacità aerobica, fin dove arriva. Forza, skip subito, subito. E ci siamo sgrossate il terzo blocco da 30 secondi. Adesso arriva l'ultimo blocco finale, 4 per 15 secondi. Recuperiamo adesso, bene. Controllo, controllo, rilassamento. Ok, recuperate un attimino e io intanto faccio setting del timer per i 15 secondi. Bevete ragazze, bevete, mi prendo un po' più di tempo per lasciarvi bere. Bevo un attimo anch'io e poi andiamo all'ultimo blocco. Asciughiamoci, sentite che le pulsazioni sono ancora molto molto alte. Devo asciugare il mare di sudore, questo è il bello della diretta, ok? Una bella golata d'acqua. Poi verrò a vedere chi è sopravvissuto. 4 per 15, due frazioni di mountain climbers, due frazioni di donkey kicks. Pronte ragazze? Via! Forza, 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 forza! Skip! Tutto quello che avete datelo adesso! Giù, mountain climbers! Dai! 4 secondi! Su, subito skip! Kicks. Ragazzi, non ho più trazione. Skip. Donkey kicks. Scivolo, scivolo, 2 secondi. Skip. È andata ragazzi, dai con lo skip. Dai, 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 dai. Siamo sgrossate il fartrek strutturato, 20 minuti in cui io se potessi vi farei una foto sulla pozza di sudore in cui mi trovo, bravissime, adesso vengo un attimo dietro la camera, tutto il bello della live ragazzi, ah. Ciao Maria Rosa, ciao Valerio, grande Tizi. Fatemi sapere come siete arrivate in fondo a questo fartrek strutturato. Bravissime. Ottimo lavoro. Allora, avete visto che la parte centrale è molto corta, relativamente corta. Molto intensa. Molto, molto intensa. Questo è un allenamento che si può
portare egregiamente su tutte le attività di resistenza. Non importa dove vi troviate, potete essere su un'ellittica, su un remo ergometro, in corsa, su un tappeto, con la corda, in calisthenics, a corpo libero, ovunque, ovunque. Allora, 2 minuti per asciugarci. Oggi le calorie spese sono tantissime, una grande sudata, sono veramente marcio, però il minutaggio è quello giusto per immettere questa dose di anaerobico lattacido giusta, che adesso andremo a tamponare con un'uscita di facile aerobico. Asciugare bene qua un lago di sudore. Voi non avete idea di cosa accade qua dentro. Meno male che c'è soltanto il monitor, c'è un monitor a fare da schermo. Allora, adesso concludiamo la sequenza con un po' di tenuta isometrica sull'addome, sugli obliqui, sui lombari. Allora, siccome sono abbastanza stanco anch'io, il reverse push-up in tenuta dalla posizione concentrica, quindi di massima tenuta, massima tensione, lo farò anch'io in mezzo plank, comunque in appoggio sulle ginocchia. E se avete problematiche, come mi diceva Claudia, di indolenzimento dei polsi, controllate bene il movimento. 30 secondi per esercizio. Da adesso, partenza, stiamo qua, addome contratto. Dai ragazze, tenete. Forza, tenete bene. Brave, dai. Un ultimo sforzo. Transizione sul Superman. Tenuta isometrica. Portate su bene le mani, alzate bene i piedi. Sentite la tenuta sulla zona lombare. Forza. E le pulsazioni si impennano di nuovo. Forza. 5 secondi, ragazzi, dai. Transizione sul plank laterale. Braccio in linea con la spalla. Tenete l'altra mano o sul fianco o dietro la testa, così. State in una comoda tenuta, sentite l'obliquo addominale che lavora. Respirate bene, sempre. In nessun esercizio, né in sollevamenti, né in isometria, si sta in apnea. Respirate sempre e bene dal naso. Transizione, altro braccio, fa caldo oggi ragazzi, bisogna bere tanto, linea, dieci secondi, poi vengo ancora a salutarvi, sto sudando, non avete idea. Ok, transizione, ultimo. Su bene i piedi, incrociate le braccia in questo modo. Massima tensione addominale, tutto il retto addominale, forza. Questi sono esercizi isometrici base, molto, molto efficaci. Dai, che vi vedo che tremate tutte, dai, forza, bravissime. Ok, asciughiamoci ancora dal sudore e poi andiamo con i 10 minuti finali di defaticamento, molto importante. Andiamo a completare l'impallinamento aerobico. Questa è una sessione che vi fa stare molto bene dopo, molto bene. Vi sentirete rilassati nelle ore subito che seguono il workout, dopo una bella cena proteica,
Asciugatevi bene, asciugatevi molto bene. Sciogliete, scollate bene. Questa è stata una super session. E per chi aveva apprezzato la live 7, questa diciamo che è la sua cuginetta. Cuginetta tra tante virgolette, perché l'altra volta il fatto strutturato l'avevo impostato sulla bike. Questa volta l'ho impostato su molta varietà e range di movimento. Molto bella. Una sessione, l'ho provata l'altro ieri in anteprima, ma fatta a regime mediamente alto. Questa, allora, è su una scala da 1 a 10 ipotetica di sforzo. Personalmente sono stato 8-9 di sforzo oggi. È molto, 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 molto allenante. Molto bella. Sono molto soddisfatto della proposta che vi ho fatto oggi. Vediamo un po' se c'è qualche impressione così di getto. Sì, fatto. Allora, Tizi, ha fatto fatica a fare l'ultimo esercizio. Lo so, ma Tizi, anch'io ero in un mare di... Non avevo trazione, perché arrivo a un certo punto che devo cambiare il tappetino, perché con questa pavimentazione perdo anch'io. A un certo punto perdo in questo senso e perdevo in questo senso ogni volta che appoggiavo. Purtroppo queste sono, è anche il bello della diretta, bisogna cercare di aggiustare la forma dell'esercizio anche quando subentrano queste difficoltà. Quindi va benissimo fin dove sei arrivata, ti dico, arrivare anche soltanto a completare il terzo blocco da 4x30 non era assolutamente, non era poco. Bene, concludiamo con 10 minuti combinati, jogging, per le amiche sempre discorso costruzione aerobica, e ne abbiamo fatta di costruzione aerobica oggi. Andiamo in 10 minuti divisi in blocchi da 2, reimposto il timer. Alterneremo questa volta jogging e Nordic skiing in simulazione dello sci di fondo. Iniziate pure a muovervi, ragazze, io vado un attimo col timer. Bene, jogging di defaticamento. Oh, sentite che bello. Ah, che piacere. Asciughiamo bene questo bel balsamo aerobico, corsetta blanda. Bellissimo. Sessione stupenda e mi auguro che vi piaccia tanto quanto vi era piaciuta la live 7. Per la cronaca, la live 7 la sconsiglio alle amiche che vogliono fare costruzione aerobica, perché è nettamente più intensa di questa. Soprattutto la live 7 partiva con delle combinazioni a corpo libero piuttosto pesanti, quindi anche questa non scherza comunque. Molto bella. Abbiamo senso, facciamo degli 8. Mi raccomando, ragazzi, jogging è defaticamento, quindi si parla. Immaginatemi di fianco a voi, stiamo facendo una facile conversazione. Presto chi vorrà potrà avermi di fianco di nuovo, perché riparto con le sessioni live 1 a 1. Come ho anticipato ieri, darò molta enfasi a tutte le amiche, darò particolare attenzione a chi vorrà costruire resistenza aerobica con un esercizio completo come il Nordic Walking sportivo, ma non solo. Continuiamo anche con le sessioni di preparazione atletica al running, quindi ci siamo, ragazze. Questi sono i primi 2 minuti. Facili e rilassate. Respirate bene dal naso, su col naso. 2 secondi. 4 minuti. Mettiamo gli sci, transizione. A parte che mi ci vuole poco per immaginare di stare scivolando, perché effettivamente sto scivolando, non ho la neve ma ho il sudore. Brave, forza. Mi raccomando, se state facendo l'esercizio Nordic skiing, questo esercizio che vi sto facendo vedere, estendete il più possibile dietro
la gamba, il piede, un ottimo esercizio per migliorare l'estensione della falcata anche quando si corre. Addome contratto, sguardo avanti, sempre tenuta dall'allineamento posturale. Possiamo fare anche proprio il movimento tipico dell'alternato di sci di fondo, tranquille, tranquille. Questo esercizio porta le pulsazioni a salire un pochettino anche a ritmi blandi, perché andiamo con tutto il corpo in movimento, quindi c'è bisogno di, il cuore deve pompare ossigeno anche alle braccia, alle spalle. Diciamo che con la corda diventa un ritmo di jogging potenziato. Brave, bene, bene, facile, facile e rilassato. Curl, andiamo a prendere il bicipite e i tricipiti in estensione. Non solo, stiamo lavorando anche con tutte le cosce, i glutei, i dorsali. Brave. Easy. Passo dolce e decontratto. Questa è una sessione multisport combinata totale. Sesto minuto. Facili, facili e rilassate. Brave. E bravi. Fate seguire a questo allenamento un bel carico proteico a cena per consolidare i nostri bei muscoli messi in moto oggi. Ginocchia giù nel jogging, talloni su e giù. Bene dal naso. Siccome io non utilizzo GPS, ho soltanto un timer col crono. Se qualcuna di voi o qualcuno di voi vorrà girarmi dei dati di frequenza cardiaca, mi farebbe molto molto piacere, ma so che sicuramente abbiamo toccato vette molto interessanti e sono convinto che tutte le zone siano state abbondantemente prese. Brave. Ragazzi, mi raccomando, parlo anche a voi, corsa calciata sul posto così, alternate anche dei jumping jack. Nordic skiing, siamo all'ottavo minuto. Relax, 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 relax. Ottima sessione questa, veramente ottima. Esercizi, diciamo, piuttosto semplici, ma dall'efficacia, direi, totale. Se potete anche inserire questa variante del doppio, della doppia spinta, con cura, mi raccomando, quando siete in questa fase, mai questo, non voglio vedere mai questa cosa qua. Addome contratto, sguardo avanti, sempre un ottimo allineamento posturale. Il bello di questi allenamenti strutturati nella qualità è che
con pochi minuti si può ottenere molto, ma non come vengono venduti negli ultimi tempi questi un protocollo di allenamento come vi ho fatto vedere oggi. Non può essere proposto a un neofita, a una persona che inizia subito. Ci va una costruzione aerobica di sostegno. Non è possibile arrivare alla fine del primo blocco da 2x90 senza cadere a terra, perché ci va la tenuta aerobica. L'intensità va sostenuta dalla stamina aerobica. Non c'è altra via, non c'è altro modo. La fisiologia è questa. Finché non nascerà un uomo dotato di due cuori o tre polmoni, affinché continueremo ad avere due braccia e due gambe, che fino a prova contraria i sistemi energetici funzionano in questo modo. Quindi la costruzione di una forma atletica, la preparazione atletica, segue un moto piramidale. La piramide va su, non è una piramide rovesciata. Quindi ricordatevelo questo. Chi vi propone un percorso di preparazione atletica dandovi un programma in cui partite da lavori di intervallato, di ripetute, sapete che avete della carta straccia in mano, quindi ricordatevelo bene. E con questo siamo al decimo minuto. Si conclude il nostro defaticamento e la nostra bellissima sessione aerobica, anaerobica del giorno. Live 20, con questo si completa la collezione per la sfida di un mese, partendo dalla live 13 fino alla live 20. Avete due live a settimana per chi vorrà testarsi, mettersi alla prova. Due live a settimana per arrivare a, potenzialmente senza neanche mai correre un passo fuori, però vi garantisco che finendo con costanza un blocco da un mese di queste live, voi sarete in grado di fare jogging, corsa, blanda, sicuramente 30 minuti. E non ho dubbi nemmeno per quanto riguarda i 40 minuti. Una cosa che faccio per stimolarvi. Dentro acqua. Bravissimi. Bravissimi. Molto molto bene. Ok ragazze, ragazzi. Fate seguire a questa sessione un bel giro di stretching da 10 minuti, allungatevi bene, stiratevi. Vi ringrazio, questa era la live 20, è stato un lungo percorso, non è finito. 20 live sono parecchie, è stato un blocco molto molto divertente, un numero importante. Il tempo passa inesorabilmente. E per me è molto divertente mettervi questa finestra data da questa camera del telefono sulle mie sessioni di allenamento, che cerco di modificarle leggermente per rendervele digeribili con alcune varianti. E mi fa piacere che stiate apprezzando e mi stanno arrivando parecchie attestati di stima e vi ringrazio. Se volete, chi apprezza queste sessioni, nella sezione commenti vi metterò un link dove potermi fare una libera donazione per supportare My Own Workout, per aiutarmi nella costante formazione, ricerca di contenuti, progettazione di live, di sessioni sempre nuove. Qualsiasi contributo è ben accetto e vi ringrazio.
Come sempre, domani, penso da qualche parte nel pomeriggio, questa seduta sarà caricata anche su YouTube, canale My Own Workout TV, iscrivetevi e come sempre cliccate anche sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ragazze bravissime, e bravissimi anche i ragazzi che vedranno, anche le ragazze che faranno la differita, che non sono poche. Vi saluto, buona serata, ottimo lavoro, un'eccellente sessione, buon weekend e come sempre a Bombazza!